Debitore nella qualità di leader politico, come oggi tutti i politici sono debitori verso, perché hanno i soldi in prestito dai banchieri, e chi comanda in un partito non è il segretario politico ma chi lo paga. Quindi il problema è, se io metto a fare un partito e sono costretto a subire l'indebitamento perché non ancora ho l'alternativa per la sovranità monetaria, e allora è inutile che mi muovo. E allora io sono del parere che le rivoluzioni vere si fanno a tavolino. Io che cosa vado a dire ai politici? Voi volete continuare a fare i camerieri dei banchieri o no? Questa è la domanda. E siccome io penso che anche il cameriere desidera diventare indipendente e padrone, allora io gli dico, noi lo possiamo fare rispettando le regole del gioco e tutte le norme dello Stato di diritto. Ecco perché noi abbiamo presentato il disegno di legge di iniziativa popolare. Ci riusciamo, non ci riusciamo a raccogliere le 50.000 firme, è secondario. A me quello che interessa è che noi abbiamo imbroccato la linea strategica per l'alternativa. Infatti noi ogni giorno di più si parla del SIMEC, ormai in tutto il mondo se ne parla, non solamente qui. E quando noi abbiamo messo il dito sulla piaga in questo modo, è chiaro che verrà il momento in cui prenderemo il potere. Io sono convinto che noi non possiamo non prendere il potere, perché la gente preferisce avere la proprietà e non il debito. E qua è un referendum che lo possiamo fare con chiunque. E allora che cosa succede? Quando noi abbiamo valorizzato un'idea forza, il politico che si mette contro di noi automaticamente si taglia l'erba sotto i piedi. L'esempio di Guardiagrele, in cui il sindaco comunista, che io ho appoggiato, ma non perché io sono comunista, no, perché lui era sostenitore della proprietà popolare della moneta, che è un'ideologia nuova che va oltre sia oltre il comunismo sia oltre il fascismo. A me mi hanno detto alcuni, Auriti è il comunista del 2000, proprietà popolare della moneta, altri mi hanno detto Auriti è il fascista del 2000, perché è il diritto alla dottrina sociale della Chiesa e la socializzazione della moneta. Ora, a me quello che interessa non è che io sia qualificato o comunista o fascista, perché ormai io non ci credo più a queste contrapposizioni. Queste contrapposizioni avevano un significato, un sapore nel Novecento. Il Novecento ormai sta alle nostre spalle, è stato un secolo pieno di romanticismo politico. Nel romanticismo le verità si sono sentite più col sangue che col cervello. Noi invece abbiamo fatto una scuola. Questa scuola a noi è costato 34 anni di ricerca dentro l'università, e quando dopo questi 34 anni siamo usciti con questa idea nuova del valore indotto della moneta e della proprietà popolare della moneta, capisci che il diritto sociale cambia tutto, cambia completamente. Ecco perché io sono del parere che l'idea forza si afferma. Chi si mette contro di noi è destinato a perdere, così come l'episodio di Guardiagrele ha dimostrato che chi si mette con noi vince. Allora ecco che io devo far nascere questa nuova speranza, che è un ideale nuovo. Noi vogliamo servire l'uomo secondo giustizia, noi vogliamo eliminare il dominio dell'usura, che è cominciato nel 1694 con la Banca d'Inghilterra e la sterlina inglese. Come ha detto per primo Carlo Marx, Carlo Marx ha messo il dito sulla piaga quando ha accusato il capitalismo finanziario della Banca d'Inghilterra. Dopo Marx, su quella linea, se abbiamo avuto la dichiarazione fatta da Benito Mussolini, siamo la guerra del sangue contro loro. Oppure la dichiarazione di Ezra Pound, che per prima ha parlato della grande usura. E noi abbiamo messo il dito sulla piaga perché il vero problema oggi è quello di eliminare la grande usura. La grande usura non si elimina con un partito nuovo, ci vuole molto di più, ci vuole una scuola di pensiero. Noi adesso a giorni io partirò ad Aquila con la nuova università di giurisprudenza che io alla quale ho aderito, e sarò il direttore
della scuola di discipline bancarie e moneta, la scuola di specializzazione e di perfezionamento. E lo slogan della mia scuola è questo: chi sa fa, chi non sa insegna, perché noi dobbiamo fare, insegnare agli studenti che cosa significa il fondo di convertibilità per creare valore indotto. Pronto? Professore, sono sempre... Mi fa piacere, vedi che bella chiacchierata stasera. Perché, insomma, dimmi. La tua risposta è sempre intelligente e... Grazie. Entra proprio nel merito delle questioni. Allora, no, io volevo solo dirle questo. Lei si va a inserire nei partiti proponendo la sua idea. Questo. Io se non ho i soldi... Benissimo. Non posso farlo e i soldi li devo creare con un'alternativa monetaria grandiosa. Allora io ci credo che nasce una sovranità politica seria. Professore, mi permetta, allora lei si inserisce all'interno dei partiti con una idea e lei, chi si associa a lei, lei mi ha detto vince. Il problema è che all'interno dei partiti ci stanno anche i suoi nemici. Certo. Ma loro si propongono in una maniera che secondo me è più efficace, con i soldi. Allora, lei mette le idee, gli altri mettono i soldi. Ora, lei mi deve dire, tra queste due forze, se c'è parità, o quantomeno se c'è lotta. Comunque, guarda, io, vedi... Spiego, siccome oggi lei ha ben detto che la politica la fanno i soldi, i perché banchieri. Ci vogliono i manifesti, bravo, ci vogliono con l'apparato, lei senza soldi si può anche associare ai partiti, ma i partiti sono lautamente sponsorizzati dai banchieri. Ora, questo mi sembra come il gatto che si va a mordere la coda. Però noi abbiamo messo il dito sulla piaga. C'è un po'... Mi aveva anche detto, parlo di un annetto fa, che nemmeno le interessava fare più che un partito, un movimento d'opinione. Certo, per ora è questo. Aveva la valenza di un partito, ma che verrà sicuramente il poteva portare guarda... là. Ecco, solo questa era l'osservazione. Ritenga che i partiti nascondono delle insidie. Ecco, lo fermo so. Qui. Vedi, grazie. Ecco, vedi, io ti ringrazio di questa precisazione, però non è che c'è la lampadina gialla che si accende in testa alla persona onesta e si spegne in testa alla persona disonesta. Noi abbiamo finalmente posto il politico di fronte alla scelta. Io ho messo in mano a Berlusconi il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta. Naturalmente, questo è pochi giorni fa, l'ho consegnato ad Arcore al segretario particolare, il dottor Cagnoni, che è il segretario di Berlusconi. Ho avuto conferma che Berlusconi ha ricevuto il mio messaggio in cui gli davo notizia della legge di iniziativa popolare. Naturalmente, quando uno fa questi gesti, deve avere anche un po' di pazienza, perché non è che si tratta di una scelta minima, qua si tratta di una scelta talmente importante che uno deve lasciare il tempo perché il politico dia una risposta. Io però sono del parere che qualunque sia il politico, noi sappiamo che chi si mette contro di noi fatalmente perde il potere, perché noi consigliamo di dare il voto a chi? A chi vuole la proprietà popolare della moneta, la gente lo capisce che è giusto che sia così, e di non dare il voto agli altri. Allora, se Berlusconi si mette contro la proprietà popolare della moneta, io prevedo che Berlusconi crolla, così come crollano tutte le forze politiche e si mettono contro. Però mi fa piacere vedere che non esistono partiti onesti e partiti disonesti, ma uomini onesti e uomini disonesti in tutti i partiti. E allora noi che cosa diciamo? Apriamo un dialogo sullo scopo. Lo scopo è una linea di diritto sociale che non è che si può ignorare. Io ho parlato con dei religiosi, e religiosi, al cardinale Ratzinger ho mandato la nota con il disegno di legge. A questo ho detto: che vuol dire diritto sociale? Il Pater Nostro. Quando il Pater Nostro dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Nostro pane vuol dire che a ognuno va dato il suo pane, quindi non è che glielo devo dare per elemosina, perché è già suo, è suo moralmente, e quando glielo do con la moneta, siccome la moneta ha valore per convenzione,
Ogni cittadino che partecipa alla convenzione monetaria perché accetta la moneta contribuisce a creare il valore convenzionale. Quindi in tasca ad ogni cittadino noi dobbiamo dare il reddito di cittadinanza, proprietà del portatore. Ecco il disegno di legge che noi vogliamo fare. Allora quando noi abbiamo capito questo, qua non è che si può più equivocare, noi siamo in grado ormai, perché abbiamo una scuola vicino a noi, noi abbiamo fatto dentro l'università un'equipe culturale di primo ordine. Nella mia equipe culturale vi sono delle linee culturali che sono al di sopra di quelle di tutte le banche centrali del mondo, neanche la Federal Reserve Bank è all'altezza di fare le diagnosi che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo scoperto una nuova categoria scientifica che è l'ingegneria del tempo. Una volta definito il valore come rapporto tra fasi di tempo, la penna valore perché prevedo di scrivere, quindi il valore rapporto tra il momento della previsione e il momento previsto, ho detto è tempo. Quando ho detto il valore è tempo.